Ciao a tutti da Podarak, bene sì, guardate qui cosa ho tra le mie mani, non riuscite a ben capirlo, però dall'immagine della copertina e dal titolo sicuramente invece sì, avete capito, ovvero dovrebbe esserci qui dentro il mio bel Echo Show 15. Podarak, come fai ad averlo già ricevuto se io provo a ordinarlo e mi arriva chissà tra quanti mesi? Perché semplicemente ho fatto il preordine praticamente quando è stato annunciato. Infatti Amazon, anche lei purtroppo sta subendo un po' il problema delle materie prime, quindi con questi dispositivi che cosa sta facendo? Sta semplicemente facendo una specie di lista d'attesa: chi l'ha ordinato prima lo riceve prima, chi lo ordina man mano nel tempo lo riceverà più avanti. Comunque sono disponibili anche nei negozi, ho visto, comodo il sistema qui per andare a prendere subito la scatola senza distruggere tutto. Me l'aspettavo più grande, devo dire. Vabbè, comunque si tratta solamente di 5 pollici in più rispetto a questo Echo Show 10 di terza generazione. Questo Echo Show 15 che cosa porta di innovazione? Porta alcune funzioni che tra l'altro verranno anche integrate nei vecchi dispositivi, vecchi, sono comunque nuovi, ma nei precedenti modelli tipo Echo Show di terza generazione riceverà anche lui alcune sue funzioni, e anche Echo Show 8 di seconda generazione. Insomma, ne vedrete delle belle, magari vi aggiornerò nel tempo anche nel gruppo dedicato all'assistente vocale di Amazon. Ho visto anche qualcuno di voi ha già ricevuto Echo Show 15, entrateci così ci confrontiamo un po'. La scatola è questa qui, molto carina. Qual è lo scopo di questo Echo Show 15? Lo scopo di questo Echo Show 15 è molto semplice: vuole essere una specie di hub per tutti coloro che hanno l'assistente vocale di Amazon all'interno della propria abitazione. È a tutti gli effetti un quadro che riusciamo ad appendere. Adesso lo esco questo dispositivo dalla scatola e vediamo anche che cosa c'è all'interno. C'è questo fogliettino con scritto Hello, dovrebbe essere già arrivato più o meno configurato, essendo che l'ho associato al mio account. Questo è praticamente lo stand che possiamo fissare al muro, sia in verticale sia in orizzontale, come preferiamo. Qui penso saranno le istruzioni che ci spiegheranno come collegare e configurare il tutto. Abbiamo le viti di fissaggio con relativi... non voglio dire, perché qualcuno di voi mi ha detto Podarak, non dire quel nome che fai una... non lo so, comunque gli accessori per fissarla al muro. Qualcuno di voi ha detto Podarak, ma perché fai la pubblicità a quell'azienda? Non sono quel nome lì, hanno un altro nome. Scrivetemelo voi nei commenti che cosa sono, senza far riferimento ad aziende. Boh, non lo so, io non ho nessun tipo di problema a fare strane pubblicità, non lo faccio con malizia. In ogni caso, ci sono questi altri due foglietti. Questo qui invece a che serve? Serve per andare bene a fare i buchi al muro, perché ok che c'è qui la piastra. Io già mi vedo a mio cugino mettere la piastra lì, mettere magari una punta della matita per fare poi i buchi correttamente. No, a mio cugino non c'è bisogno di questo, perché Amazon, tacchete, ti dà questo foglietto che devi sfruttare per fare i buchi. Lo metti così, o lo vuoi mettere in orizzontale o in verticale, tu lo fissi lì sul muro, fai i tuoi buchi con tutta la carta bella lì pronta. Allora, vediamo se riusciamo ad accenderlo. Ora che ci penso, ma se io volessi utilizzarlo sul tavolo, c'è modo di utilizzarlo o c'è qualche accessorio che mi sono perso? Adesso vediamo. C'è la plastichina che vado a togliere. Sto sballando il dispositivo in modo errato. Questo è il dispositivo. Ci avete già un confronto rispetto Echo Show 10. E questo dispositivo praticamente, come vedete, dietro a tutto questo aggeggio qua, intersezioni, per poi andarlo a fissare direttamente al muro, ok? Devo essere sincero, io non vorrei tanto metterlo al muro, ma magari lo vorrei posizionare lì dietro. Però devo capire se ci sono degli accessori adatti. Cioè, potrei anche utilizzare questo supporto che viene usato anche per il muro, lo metti così e teoricamente lui sta in piedi, però non mi sembra molto stabile. Andiamo a prendere l'alimentatore, che come sempre non so perché in questi Echo sti alimentatori sono giganteschi. Questa volta l'hanno fatto abbinato, mi sa che vogliono renderlo standard colore bianco per tutti gli Echo, perché o che sia Echo nero o che sia Echo bianco, blu, rosso, vedo che mandano sempre questi alimentatori adesso. Stavo vedendo qui dietro che oltre all'alimentatore c'è anche una specie di porta micro USB. Non so se è una porta di servizio o a qualche scopo. Penso più che altro sia
una porta di servizio. Microfoni attualmente disponibili, ne vedo solamente due sopra e due qui dietro. Adesso lui si sta accendendo e configurando. Per quanto riguarda la fotocamera, 5 megapixel, e riusciamo ad aprirla e chiudere in questo modo per maggiore privacy. E in questo modello, a differenza ad esempio di Echo Show 10, che il colore è di due colori differenti, bianco nel caso nero o nero nel caso fosse bianco, invece qui hanno preferito fare lo stesso colore, quindi diventa effettivamente più trasparente, non si vede quando lo andate a oscurare. Qui dietro abbiamo i due speaker, sono praticamente due speaker da 41 mm, nell'Echo Show 5 ne abbiamo uno, qui ne abbiamo due, quindi in paragone possiamo dire che è quasi uguale a Echo Show 5, però riesce a fare il doppio della musica, tra virgolette, in teoria, avendone due, poi bisogna vedere facendo i test. Qui dice già ciao Poderac, perché essendo abbinato al mio account vi arriva già tutto bello pronto, non dovete praticamente fare niente. Sei tu Poderac? Sì, sono io, quindi continuiamo con la configurazione. Magari mi giro da quest'altra parte. Imposta l'orario, lasciamo Europa. Dove si trova questo Echo Show? Mettiamo ufficio, dai, ufficio. Diamogli un nome, Echo Show 15, vediamo. Ta 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 ta. Echo Show 15 di Poderac, 15, a posto. Fine. Allora, il touch sembra reattivo. Avevo visto alcuni video e sembrava tutto laggasse, invece forse è perché erano dei prototipi, non lo so, o è perché sono rimasti accesi da chissà quanto tempo. Come sfondi possiamo mettere Amazon Photo, io preferisco quello stagionale, cambia in base al tempo fuori più o meno, se è inverno mi metterà immagini invernali, se è estate immagini estive. Aggiornamenti del dispositivo pronti, ha fatto l'aggiornamento, ho nel frattempo controllato su Amazon, effettivamente avevo ordinato anche lo stand, solamente che mi arriva domani, ecco perché avevo questo dubbio inizialmente, molti non hanno neanche visto tutto il video, già staranno commentando Poderac che c'è il supporto, l'ho visto, c'è il supporto, costa una trentina di euro. I tuoi appuntamenti, i loro promemoria per tutti, ok, configura un profilo. Configuriamo il nostro profilo perché le funzionalità che adesso sono presenti su questo dispositivo sono principalmente due: il Visual ID, praticamente il dispositivo attraverso la fotocamera riconoscerà il vostro volto e in base al vostro volto mostrerà sullo schermo determinate informazioni, per esempio i miei promemoria, i miei appuntamenti, tutte cose personalizzate riguardanti Poderac. Poi arriverà mio fratello Luigi, arriverà Luigi con tutte le sue informazioni, cambierà le informazioni sul display in base alla persona che si troverà di fronte. Selezioniamo Poderac, facciamo continua e configuriamo il nostro volto. Sentiamo anche come pronuncia il mio nome. Poderac. Ok, ma lo dice meglio l'assistente vocale di Amazon che tante altre persone che mi chiamano in tanti altri modi, raga. Vabbè, lasciamo così. Ecco cosa riesce a fare ID vocale. Ok, Visual ID, configura il Visual ID. Aggiungi un Visual ID, ok, fallo subito. Togliamo ovviamente lo sblocco alla fotocamera e ci facciamo un bel selfie. Dove sono? Eccomi qui. Mi riconosci? Facciamo inizia. Per iniziare, guarda dritto verso lo schermo. Guarda dritto verso lo schermo. Inclina la testa verso l'alto. Inclina verso l'alto. Guarda alla tua destra. Guarda alla mia destra. Coco, mi sembra come l'iPhone, raga. Verso il basso. Guarda alla tua sinistra. Sembra perfetto. Adesso mi riconoscerà. Riguardo le immagini, ho letto che il Visual ID viene memorizzato all'interno del dispositivo, quindi non va a registrarsi all'interno dei server Amazon per questioni di privacy. Rimane all'interno del dispositivo, se si rompe il dispositivo il Visual ID rimarrà qui dentro, quindi non ci sarà bisogno di andare dopo a chiedere ad Amazon. Puoi togliere la mia immagine? No, perché è integrato teoricamente all'interno solo del dispositivo. Facciamo anche una foto, così quando mi vede esce la mia faccina. Yeah, raga, sono venuto bene? Non lo so, ma non so neanche bene se si vede lì, perché con tutti i riflessi che ci sono è abbastanza complicato. Echo Show può anche aiutarti a sorvegliare cosa succede in casa, consente ai membri del tuo nucleo di vedere in diretta le immagini della telecamera. Assolutamente fatto.
si può utilizzare come sempre l'Echo Show come tutti gli altri Echo Show, ovvero come video. Il tuo dispositivo è pronto. Come sistema di videosorveglianza. Direi di abbassare un pochino l'audio, cacchio, è alto. Allora, certo, non ci sono i bassi praticamente da quanto sento, ma tutto il resto è bello potente, ecco. Vediamo lo schermo che cosa sta facendo in questo momento. Starà mettendo i widget o è perché sta facendo la sua prima configurazione? Qui dice ti presentiamo i widget, ok, aggiungi tutti i widget che vuoi. Facciamo aggiungi e cosa abbiamo? Abbiamo il calendario, abbiamo il calendario con i promemoria, le foto, le ricette Amazon Zafferano. Possiamo mettere il widget anche contenente praticamente tutte le informazioni all'interno della nostra lista della spesa, le note, per esempio dobbiamo dire qualcosa alla nostra fidanzata, dobbiamo dire qualcosa a qualcuno della famiglia, mettiamo il promemoria e via. Ecco, una cosa che dice appena l'ho girato verso di me, buon pomeriggio Podrak, e qui c'è la mia faccia, bellissimo, fighissimo. Andiamo a vedere che widget possiamo iniziare a mettere. Direi di mettere il calendario. Il calendario assolutamente serve sempre. Aggiungi widget. Ok, l'ha aggiunto, credo, da qualche parte. Aggiungiamo anche il calendario dei promemoria. Aggiungiamo la lista della spesa. Questo può aiutare. Poi c'è anche musica. Ah, e i preferiti. Questo è molto utile, essendo che probabilmente lo utilizzeremo come hub, nel senso lo mettiamo all'entrata, vogliamo controllare tutta la casa, ci sta a mettere anche questo widget dedicato ai dispositivi. Poi ci sono tutti i suggerimenti, vediamo come me li ha posizionati. Ah, ecco, me li ha posizionati tutti qua. Bustine zucchero, bustine zucchero, bustine zucchero. Quante bustine hai bisogno poi? Aggiunte tre. Ci dice il calendario. Oggi non ho niente da fare. Posso vedere tutti i miei dispositivi, luce, balcone, vedere il meteo. Ovviamente possiamo anche ruotarlo e teoricamente dovrebbe ruotare in automatico. Infatti, vedete, l'ho girato e lui si è adattato in automatico a come l'ho ruotato. Vediamo, posso ruotarlo in qualsiasi posizione o per esempio arriva un punto che non posso... Per esempio, così posso farlo? Ecco, con la fotocamera verso il basso, giustamente mi dice, guarda, non puoi ruotarlo, lo devi ruotare per forza da questa parte. Voi come lo preferite, in verticale o in orizzontale lo schermo? Il Visual ID arriverà anche su Echo Show 10 di terza generazione, Echo Show 8 di seconda generazione, non so se anche su Echo Show 5. Su Echo Show 5 devo controllare, non vorrei dire una cavolata, ma su Echo Show 5 di seconda generazione l'opzione Visual ID non c'ha la scritta disponibile a breve, quindi non so se su Echo Show 5 ci sarà, forse per via della fotocamera troppo bassa di 2 megapixel. Mentre i widget, anche questo non so se arriverà sugli Echo della precedente generazione, perché qui vabbè, abbiamo un mega schermo, ci stanno. Su Echo Show 10 forse ci stanno, non so sugli altri, vedremo, ci saranno degli aggiornamenti. Questo è stato più un prima impressione, abbiamo visto praticamente questo Visual ID che in base al tipo di persona va a cambiare le impostazioni, quello che viene visualizzato sullo schermo. È un progetto interessante. Certo, sarebbe stato figo se ci fosse stato ad esempio lo Zigbee, considerando che probabilmente uno lo va a posizionare al centro dell'abitazione oppure all'entrata, giusto come un po' come gli schermi che controllano tutta la domotica. Ecco, lui alla fine è uno di quegli schermi. Sarebbe stato figo se ci fosse stato anche lo Zigbee. Vabbè, fa niente. Ce lo otteniamo così, prezzo 249 euro, praticamente come l'Echo Show 10 di terza generazione, solo che ha un display più grande, un audio inferiore rispetto all'altro dispositivo. Magari volete un confronto? Fatemelo sapere, lo proverò in questi giorni e in futuro vi porto una recensione completa. Dal vostro Podrak è tutto, continuate a seguirmi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!